Allora, ora vediamo come studiare 200 pagine al giorno. La mia facoltà, no, non si può, e invece si può. Come si fa? Allora, facciamo che ti dai 7 giorni. 7 giorni anche per gli esami più difficili, pure quelli che non si capisce niente. Anzi, se non si capisce niente, dedicaci il meno tempo possibile, perché vuol dire che forse fa schifo come sempre. Diciamo che un esame di 12 crediti di 7 giorni va bene, qualsiasi facoltà. Ora che facciamo questi 7 giorni? Allora, prima dei 7 giorni fai l'organizzazione, quindi organizzi l'esame, cioè lo pianifichi, decidi che cosa parte del programma, ti fai la lista di domande, la classifica di domande, a volte vai a lezione, prendi appunti, a seconda di quello che devi fare, e questo sarà una percentuale indefinita. Questi 7 giorni invece in cui effettivamente studi. Ciao amici! E che fai? I primi 4 giorni, comprendi, capisci, fai gli schemi, ti prepari le risposte. 5-6, memorizzi. Il 7, alleni l'esposizione. Lo so che ci sono un sacco di studenti che dicono ma io devo studiare dei mesi, degli anni, dei decenni. Sì, ho capito ragazzi, però se vi date dei decenni per preparare gli esami, passate più tempo a guardare le farfalline che effettivamente a studiare. E non va bene. Se volete essere iperfocalizzati mentre studiate, è importante darvi un quarto del tempo che di solito si danno ai vostri compagni. Poi, come vedi, questa è una bella ricetta che tu devi seguire passo passo se vuoi studiare 200 pagine al giorno. Ora però, che cosa significa comprendere, cosa significa memorizzare, cosa significa esporre, come si fa nella maniera più veloce possibile, in modo che poi studi velocemente e arrivi davanti al professore che lo fai piangere dalla preparazione. Come si fa? In descrizione trovi un link e se lasci lì la tua mail ti arrivano 3 video lezioni gratuite in cui ti diciamo che cosa devi fare in queste singole fasi per studiare velocemente e prendere un bel voto all'esame. Se vuoi bene, altrimenti che me ne frega a me. Che me ne frega a me. Ciao.